So perché che tu odi gli squadre. No, no, non mi fare una casa del genere. Però dobbiamo andare. No, non mi fare una casa del genere. Dobbiamo farlo. No, no devi farlo no, per no. i consolini. Perché hanno no. troppi dubbi. Come va? Io sono Ferenichi e hey, io sono Steph e che ci giochiamo? Hello Negbo. E Siamo tornati su questo gioco, il primo episodio vi è piaciuto tantissimo nonostante avessimo giocato solo una piccola demo e quindi abbiamo deciso di prendere il gioco completo e giocarlo ovviamente insieme a voi. Esattamente, <ride> volevamo provare la versione di base per capire se piaceva a noi, se piaceva a voi, ci è piaciuto tantissimo e abbiamo deciso di prendere la versione piena, quella completa diciamo, che credo che avete già visto da altri youtuber. Quindi siamo pronti realmente ad iniziare. Io non vedo l'ora perché cambiano un sacco di cose a quanto pare, e già si inizia sì. con un filmatino. Ho letto infatti i commenti che ci hanno scritto tantissime cose diverse, quindi non so minimamente cosa aspettarmi. Guarda già il vicino che fa cose strane. Esatto. Guarda, guarda, guarda. Vedi il che signorino. lui è la brutta persona? Vedi che lui... Questa credo che sia la lista delle cose che stiamo facendo perché ci stiamo trasferendo di casa. Hai visto? Sì, siamo appena arrivati in questo quartiere. Abbiamo già un vicino molto strano e sì. la cosa non mi piace. Comunque, vabbè, una piccola lista che sarebbe impacchettare le nostre cose, trovare il posto che giustamente siamo Appena esatto. arrivati E poi spacchettare le cose Io lo volevo fare Aprire le scatole La cosa migliore Lo so che, che lo ti piace fare, Non ce la fanno fare <ride> Allora Adesso quindi Dobbiamo sistemare l'elettricità Poi dobbiamo Controllare, controllare dentro, dentro Muovere le cose dentro E ecco. poi Fare un pisolino Non si sa perché Forse il viaggio È stato molto stancante Dovremmo anche fare Un pisolino Fare un pisolino È sempre importante Abbiamo portato tutte le cose dentro Guardate un pochettino Che bella casa Aspetta eh Che Io... sai questo... no, ma Aspetta C Prendi il lucchetto E la Li lasci fuori, li certo, lasci fuori. certo certo Vabbè eh, andiamo a fare Sancho, un pisolino. Abbiamo dei bei vicini affidabili, no? Eh, sicuramente ci stavo già spiando col binocolo. Quindi l'ultima cosa che ci rimane da fare è farci un bellissimo pisolino. Oh, e guarda com'è diversa comunque la casa del vicino. È molto più grande, mi sembra. È ancora più grande di, di e cose, sì, Di piani, un sacco di... Poi è tutta colorata, mi piace un sacco. Mi piace un sacco, anche se il vicino non mi piace. Iniziamo usando questi. Giustamente ci mettiamo alla fine. E abbiamo toccato <ride> il vetro. Non si fa Adesso c'entrerà un sacco di freddo nella eh, stanza so. Mi sacco confondo di freddo. con gli oggetti Non è colpa mia Cioè con i tasti, scusami Allora, vediamo un pochettino Là okay. c'è una finestra tutta rotta Tutto chiuso, i piani di sopra Le piani... finestre storte, tutto strano Poi c'è un filo, guarda questo filo Vedi, vedi, vedi Questo è molto pericoloso ma È l'elettricità quella Sì, ma porta tutto su <ride> Quindi lì sopra c'è qualcosa di sospetto Te lo garantisco Guarda queste scale No, <ride> ma guarda un trenino perché c'è un trenino dentro la casa? Ma lo voglio anche io! Ma è la cosa più bella che abbia mai visto! Ok Salve! <ride> Siamo sono... appena arrivati, vorremmo ambientarci Sa com'è? Okay. Ci vorremmo presentare Siamo Quella... arrivati da una città lontana Credo che sia la cucina Sì, vedi? Hanno spostato tutto comunque, tutto diverso è Allora, certo. la qua c'è la letto. camera da letto Ok, qui dietro qua... il trenino che ripassa Vedi ripasa. perché ci sono questi cavi? Perché c'è il trenino che fa il giro della casa Questa è una cosa... Li possiamo staccare l'elettricità Sì 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 Oh mamma mia sì. L'ho fatto Oh mamma mia L'ho fatto Il trenino funziona allo stesso Non si ma sa ma bene scusa, come scusa guarda un attimo in alto Ah uh -huh. Cioè fa tutto il giro della casa È sì. Vedi che va sempre più in alto No voglio anch'io Sarebbe <ride> troppo divertente È bellissimo Ok Dici di provare a entrare chiudi, Sì Chiudi Ok Allora Stiamo staccando tutto Poveraccio Scappiamo 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 <ride> Perché adesso secondo me Lui cercherà di riattaccarsi Sia all'elettricità Sia di comunque Riaccendere anche la caldaia Perché magari ha freddo Capito? Dici che quindi va a controllare Cosa sta succedendo Eh sì comunque Giusto? Lo possiamo scoprire facilmente Perché noi uh. diamo Vediamo qui. Allora, c'è sempre quella porta sbarrata con exit. Qua è rimasto uguale, esatto. Vista? Sì, è rimasto tutto uguale da questa parte. Quindi, vedi, sicuramente lì ci sarà davvero qualcosa di terribile. Quindi, boh. Non è più in cucina. Facciamo... Che facciamo i giri? Spero di non aver sbagliato zona. Ok, l'hai visto? No, non l'ho visto neanche. Ma che cos'è questa cosa? <gasps> Scappa, ma che cos'era? Scappa a casa nostra Sto C correndo Aiuto ragazzi Chiudi Oh mamma mia Perché è uscito dalla finestra il pazzo? Bu buongiorno Salve, no, volevamo solo fare la sua conoscenza Ci sta dando il benvenuto Grazie, sì <ride> no, 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 no Allora, eh. nella demo veniva a casa Perché sta arrivando? No, oh, oh amico mm. Amico, ma non vale Che fa? Stai calmo che fai, fa? Fai un bel respiro e vattene. Non ti abbiamo invitato, cioè, noi non veniamo a casa tua senza permesso. Ah eh no! Perché dovresti farlo tu da noi? Non c'è nulla di strano in questa casa. C'è un letto, un, un comodino e un telefono. Ma l'abbiamo pagato secondo te? Che dici? Sembrerebbe. Fermo lì. Secondo te, che succede? Che ho paura di passarli vicino, capisci? Eh, certo. Però non riesco a passare dalla finestra. Andiamo. Mi sembra una buona idea. <ride> <ride> Mi sembra una buona idea. No? Io non so cosa è successo, cioè adesso, perché non capisco se ci doveva seguire fino a lì o se non doveva arrivare fino a lì e si è buggato in quel senso. Vabbè, non ma, lo so. Ma lui ci ha seguito, cioè non è colpa nostra. Non capito? è colpa nostra. Capito? Quindi ne approfittiamo. Allora, buongiorno. No, ci sono, sono quadri te. Questi manichini sono troppo piccoli. Io voglio rivedere questa stanza. Istruz istruz istruzioni no! Allora, cioè, è dentro. C'è una... una persona che ha una corda per... Poter tirare un campanello, quindi che cosa vuol dire? Che tu sotterri una persona e poi quando magari sta troppo male avvisa col campanello c Credo di sì È un labirinto questa casa, è è un, un labirinto Qui c'è un bagno, qua c'è la sua camera da letto dove ha i suoi bellissimi binocoli super inquietanti Prendi il martello Allora, aspetta, Prendi okay. il martello <ride> Ma secondo te, ecco, ti volevo dire, si può salire pieni di sopra perché io voglio prendere il trenino Ma... Non per altro, non per altro io voglio... Ma che schifo! Cos'è questa cosa? Ma è tutto impiastricciato! Vedi che è tutto! Una campanellina? La campanellina di quello di sotto! Hai capito? Ah! Hai capito? Sì! Vedi che ha fatto qualche esperimento che è finito male! Io te lo do. <ride> è detto. la tua teoria, ormai! La sì, confermi! Sì! No, no! È un assassino! <ride> esagerata! No, non sono esagerata! Cioè... Oh mamma mia, ma che è sta cosa? Rifle Range Bang Bang. No, aspetta, aspetta, Entraci Un attimo, un attimo. Un'aula. Oh mamma mia. L'alfabeto A B C D E F G H I G K Cioè non sei davvero la canzoncina, io la so no. benissimo. Lo Ascoltami un secondo. Uh -huh. Vai nell'altra stanza Vai perché ho studiando. notato una cosa, no, ho notato una cosa molto importante e tu mi stai ignorando. No, Chi ma... Ti ha lanciato qualcosa. Esatto. <ride> È stato il manichino? È stato il manichino? Vedi che si è spostato anche l'alfabeto? Le palle che mi ha tirato? Ed è poi caduto a terra. Arrivederci. No, entra lì! Ho visto una cosa! Dai, La ascoltami! So. Ascoltami! Guarda! Mhm. Mm Nell'altro cartellone, vedi che sembra una sorta di, di scambio? Che tipo ti dà qualcosa per una mela, qualcosa per okay. un eh, telecomando. Qualcosa. Ma a noi serve la chiave per aprire la porta di giù, quella con scritto exit. Abbiamo tolto l'elettricità, non funziona nulla in questa casa. Abbiamo tolto l'elettricità. Torniamo a riattaccarla? Sì, sì. <ride> Scupa. Sì. Perché l'abbiamo staccata, Donazione Mi sembrava una buona idea. E invece è sembrata una pessima idea. No, non sto capendo. C'è cioè, probabilmente qualcosa che ci fa. Secondo sfugge. me devi mettere il fu. Vedi, ti dice che metti. Ah il, fucile, il fucile, qua. fucile. Premi il bottone e poi spari. Quindi se noi non troviamo il fucile, eh, non possiamo giocare. Non ce l'abbiamo. Ok, e dove dovremmo trovarlo un fucile, ragazzi? In giro per la casa, sicuramente, sicuramente. Ma a me sembra che abbiamo esplorato tutto. Eh no, non ne sono sicura, guarda. Tipo là, guarda. Manic tiralo addosso al manichino, manichino perché non ti permetterà più a di muoverti. Non ah, io eh, pensavo fosse finita la casa da No, qua. non è finita. Non è finita allora, minimamente. scarpe. Ok, non è che c'è un'altra persona, altre un altro vicino. Questi manichini stanno dando davvero fastidio, ti dico <ride> la verità. Binocoli ne ha propria profusione, davvero. Sì. Gli servono sempre. Non è che se noi falliamo... Diverse volte Lui inizia ad avere Le telecamere E ci può spiare Da qua con tutti questi monitor È molto probabile Perché io non penso Che siano È un illuminato Si capisce tutto Si capisce tutto Si capisce tutto Comunque vale, ti dicevo Sì È molto probabile Perché io non penso Che queste telecamere Questa, questa stanza Soprattutto Oh che cos'è? Non lo so Ma ce lo portiamo via Port questo. Portalo via Sì Dicevo, non penso che sia messa qui a caso, quindi secondo me serve a qualcosa. Il gioco ci è crashato perché siamo sempre fortunatissimi. Quindi, <ride> tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora è andato perso. Esatto. Però, comunque, ora sappiamo come funziona la casa, cioè. Come funziona? Non si è capito nulla. <ride> però abbiamo No, è davvero molto strano. Io speravo di trovare più qualche indizio, ho capito? Qualcosa magari sì. eh, che ci faccia capire da dove partire, che cosa fare, invece nulla. Cioè tu trovi proprio tutte queste cose alla rinfusa, stranissime. Che alla fine non ti fanno capire nulla. Perché di quello si parla. È molto, molto strano, eh. Davvero tantissimo. Sono d'accordo. Però dobbiamo almeno andare un po' avanti, ragazzi. Perché dobbiamo iniziare a scoprire almeno qualche mistero. Sì, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Aspetta, l'hai visto? Cos'era? C'era vi... una strada. Vedi? No, ragazzi, ma che è? è ma il vapore è così? È soddisfatto? E se ne va contentissimo? No, 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 non ci credo. Guarda che c'è qualcosa di davvero strano. No, c'è qualcosa di davvero assurdo. Ma c'è lo squalo! Ma stiamo scherzando! Ma c'è lo squalo! Ma stiamo scherzando? Quando siamo venuti prima era ghiaccio e lo squalo era. Hai capito che è successo? Era ghiacciato lo squalo quindi non si sa come. Se c'è lo squalo, come facciamo? Non hai visto quella porta? Quella porta mi, mi mette molta curiosità. Ma ci siamo già stati, no? Non è dove Eravamo già? Non lo so. Io non, non so Allora, non lo so, so, so che tu odi gli squali. No, no, non mi fare una cosa Però del genere. Però dobbiamo andare. No, non mi fare una cosa del genere. Dobbiamo farlo. No, no. devi farlo per no. i consolini perché hanno no. troppi dubbi. Ne dobbiamo togliere allora, alcuni era ghiacciato, adesso si è sciolto Quindi perché non ce ne andiamo? Perché non ci facciamo i fatti nostri? Cosa fare? Cioè, questa fare? qua c'è una piscina in casa con uno squalo Ma di che siamo parlando? Non è da tutti Guarda, è già arrabbiatissimo Eh, no, no, quello l'ho notato È già arrabbiatissimo Vai molto a de... No No, ti è velocissimo, giustamente <ride> You must be this tall to hide No, dove siamo finiti? Aiutami Sarà un incubo Aspetta, aspetta, aspetta. In un manicomio. Cos'è questa cosa? Ok. Adesso lui ha finito di contare e ci cerca. Ha aperto tipo l'armadio. Ed è finito. Sobrio, no? Uno di quei momenti normali di infanzia che ti ricorderai per sempre. A me sta confondendo sempre di più, continuo a non capire. Adesso abbiamo pure lo squalo lì, cioè che sta succedendo? È surreale eh... questa cosa. È davvero surreale, cioè io spero sia un sogno perché se c'è cioè, una cosa del genere davvero non può esistere. Credo. Ci siamo. Uh. Ah, ma si trovano anche oggetti. È un piede di porco questo. Preso, preso, preso. Guardalo, guardalo, guardalo. guardalo. Vedi, vedi era un suggerimento. Ok, sta controllando la finestra Io spero rotta Adesso però non controlli sotto il letto perché mi, mi prende un infarto. Ok, Tutta se ne posto. va, se ne va. Vedi? Mm -hmm. Ok, ci possiamo nascondere mentre, mentre esploriamo. Buona sapersi. Molto interessante. Molto interessante. Allora molto il martello lo riprendiamo. No, vai sotto. Eccolo qua <ride> che sta Ok, no, se cioè... ci vede andare sotto. Eh Vabbè, giustamente, dai, non è, non eh, è stupido. So sono d'accordo. Non che è stupido. È giusto che vada così. Comunque, vedi, lui apre tantissimo le porte tutto il tempo. Perché io lo sento dalla cuffia passa tutto il tempo ad aprire porte, quindi al piano ma di sotto. Ma da una sotto, parte all'altra della esplorare casa. Esplorare è davvero dura, quindi bisogna sfruttare questi nascondigli, però come fai a capire dove si trova lui? Comunque ci fermiamo così per questo video, se vi è piaciuto lasciateci tanti like così capiamo se portare avanti questa serie perché è davvero particolare, ma super bella, a me piacciono queste cose, dove no. ci sono i misteri da scoprire. Sinceramente diverso da qualsiasi gioco che abbia mai giocato, esatto. quindi mi incuriosisce parecchio perché secondo me ci saranno tante altre cose da scoprire, tante altre cose strane ancora da vedere. Esattamente. Comunque ragazzi ci fermiamo così e ci vediamo domani. che se riusci così se ci è piaciuto lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, e alla prossima! Ciao! ciao.